Signore e signori, il dottor Parnassus! Che stai facendo? Cerco di salvare la vita di vostra figlia, signore! Ho cercato di realizzare una somma di tutto quello che ho fatto finora. Film che ho amato e che il pubblico ha amato. Parnassus per me è un po' come è stato Amarcord per Fellini. Perché non chiedete i danni all'assicurazione? Levati dai piedi! Come vuoi, chiedevo solo. Heath Ledger è importante per questo film, molto. Ci dite un po' il vostro ricordo? È stato bellissimo lavorare con lui, non c'erano limiti al suo talento. Noi ne abbiamo visto solo una parte. Era pieno di idee, sosteneva tutto il cast con la sua energia. Che una persona del genere non sia più al mondo è terrificante. Tu non sei mai stato dentro la mente di Parnassus? No, infatti. No, è che tu probabilmente credi che sia una sorta di imbroglio, vero? Perché non lo è? No. Il suo spirito però è rimasto nel film anche dopo la sua morte. Parnassus è una testimonianza di amore rispetto alla sua persona. E sono orgoglioso che siamo riusciti comunque a ultimare la pellicola dopo la sua scomparsa. Chi sei, mio caro? Oh, io l'ho sempre saputo che tu avresti avuto un aspetto come questo. Non c'è spazio per l'immaginazione nel cinema di oggi. Quanto è importante, secondo lei? Il problema è che oggi nei giornali, in TV, ma anche al cinema, si vede solo il peggio del mondo. Si mostra il male, la tragedia. Come possiamo vivere in un mondo così? Coraggio, scopri il tuo potenziale. Vuoi essere tu. Sarai tu. Sei tu. Sarai tu. L'immaginazione ci aiuta invece a penetrare nel mondo in cui vorremmo vivere e che i media non ci mostrano. Non occorre prendere nessuna droga. Il mondo là fuori non è soltanto quello che TV e giornali ci raccontano tutti i giorni. Oh. Nulla è per sempre, neanche la morte.